Ciao, sono Luca Riccardi, General Manager di Tecnitalia, e la prima cosa che volevo fare era farti i complimenti, perché se stai guardando questo video significa che o hai acquistato il sistema di rintracciabilità digitale SGT, o perlomeno sei interessato a saperne di più e a digitalizzare finalmente tutta la parte relativa al processo di sterilizzazione in ambito odontoiatrico, rispettando ancora di più la norma UNITR 11408, che dice che per il processo di sterilizzazione, se disponibili, occorre utilizzare sempre nuove tecnologie e soprattutto consiglia di adottare un sistema di rintracciabilità digitale informatizzato piuttosto che un sistema cartaceo. Vediamo adesso come compilare il modulo DOC01S. SGT ti vuole conoscere. Significa che SGT vuole sapere chi è il responsabile della sterilizzazione, chi sono gli operatori coinvolti nel processo di sterilizzazione e che macchine vengono utilizzate per questo processo. Per aprire il modulo DOC01S, quindi clicchiamo sull'icona che precedentemente avete trascinato o sul desktop del vostro PC o sulla home del tablet o del vostro smartphone, e come vedete accederemo al modulo. Il modulo riporta la matricola della licenza che avete acquistato e vi ricorda di compilarlo prima di utilizzare il modulo DOC02S, che è il modulo di registrazione dei processi. Viene specificato il link sulla privacy e abbiamo anche il link del contratto SGT. Procediamo con la compilazione, quindi nome e cognome del direttore sanitario, la Gmail associata a questa licenza e andremo avanti man mano compilando tutti i campi. Ora velocizziamo un attimo il video. Arriviamo all'ultima domanda. La sala di sterilizzazione si trova allo stesso indirizzo della ragione sociale? Se clicco no, il sistema, come vedete, mi fa andare in un campo dove io dovrò compilare l'indirizzo giusto di dove è ubicata realmente la sala di sterilizzazione. Potremmo avere una ragione sociale, quindi una sede legale in un indirizzo, ma la sede operativa in un altro indirizzo. Se invece clicco sì, atterrerò in questa pagina dove dovrò specificare, velocizziamo anche qui, il nome e cognome dell'addetto al processo di sterilizzazione, la qualifica di questo addetto e se ne ho più di uno. In questo punto vi si chiede quali sono i test che utilizzate durante i vostri processi di sterilizzazione. Sono riportate delle normative, vedrete che SGT consiglia la cadenza e l'uso di questi test come da norma UNITR 11408. Abbiamo analizzato anche il decreto legislativo 81-2008, dove nella sezione 9.2 si dice che questi dati possono essere diversi da quello della 11408, quindi c'è una certa flessibilità. Inoltre c'è anche una flessibilità delle regioni, perché ogni regione può dare disposizioni differenti, per cui ci sono molte variabili. In ultimo c'è anche la variabile del direttore sanitario, perché dopo aver effettuato l'analisi dei rischi sulla propria struttura può decidere se fare o meno determinati test. Se io non utilizzo un determinato test, spunterò la voce non uso. O se lo utilizzo in giorni differenti da quelli descritti, lo specificherò nel punto altro. L'ultimo campo è riservato a delle note. Potrebbe essere che alcune regioni obbligano l'utilizzo di altri test. La sezione 6 è dedicata alle verifiche ambientali e delle apparecchiature. Ci sono delle normative, anche in questo caso obbligano delle verifiche sulle macchine elettromedicali e anche sull'impianto elettrico dello studio e delle precise cadenze di queste verifiche. Come per quanto riguarda i test, ci sono delle disposizioni regionali che possono o meno attenersi a quanto dicono le norme, per cui dovete fare comunque riferimento sempre alle vostre disposizioni regionali. Spuntiamo le nostre verifiche, procediamo. Siamo arrivati nella sezione recensimento delle macchine coinvolte in tutto il processo di sterilizzazione. Per ogni macchina indicherò se la possiedo o meno. Se la possiedo,
sfleggerò su altro e in questo campo metterò marca, modello e matricola. Velocizziamo anche qui il video. Per quanto riguarda la sigillatrice o l'etichettatrice, è difficile, no? Lavorare senza queste due apparecchiature, per cui non c'è la possibilità di fleggare l'opzione non possiedo, così come la prima autoclave. Per quanto riguarda invece la seconda e la terza autoclave, potete mettere non possiedo. Siamo arrivati al termine. In questo punto dovrete mettere la vostra password personale, che è specificato sull'etichetta della licenza. Cliccate su invia e tutti i dati che avete riportato in questo modulo verranno archiviati in cloud sul vostro archivio. Archivio che registrerà anche tutti i processi e che vedremo nel terzo video. Ti ringrazio per l'attenzione e ci vediamo nel secondo video dove ti spiegherò come compilare il modulo DOC.02S e registrare tutti i processi di sterilizzazione. Un saluto da Luca Riccardi, General Manager di Tecnomed Italia. Ciao!